questa azienda si occupa essenzialmente di frutti e piante antiche. Come è nata l'idea di concentrarsi su questo settore? Sì, noi ci occupiamo di varie fasi riguardo le piante da frutto antiche. Noi facciamo ricerca, cioè studiamo sui testi antichi e recepiamo tutte quelle che sono le notizie storiche sulle piante da frutto, recupero, quindi dopo aver fatto la ricerca andiamo a cercare veramente in campo dove si possono trovare queste varietà e rimessa in produzione delle piante da frutto. Ovviamente questo è un iter che ha una certa lunghezza. L'esigenza di recuperare le piante da frutto è nata dal fatto principalmente di tutelare la biodiversità e quindi conservare delle varietà che si stavano perdendo, perché la frutticoltura amatoriale e contadina sta perdendo colpi rispetto alla frutticoltura intensiva. Un'altra motivazione è la spinta dell'agricoltura biologica, perché le varietà antiche da frutto sono indubbiamente più resistenti rispetto alle varietà moderne, una delle loro caratteristiche principali, perché sono molto più simili alla loro forma selvatica. Quindi una varietà antica di melo, essendo meno selezionata, è più simile a un melo selvatico rispetto a una varietà moderna. Quindi ha delle caratteristiche di resistenza alle avversità parassitarie e climatiche superiori. Queste caratteristiche sono ottime per l'agricoltura biologica, dove non si vuole utilizzare la chimica di sintesi o comunque non si vuole fare trattamenti o ridurre al minimo. Quindi questa, diciamo, è stata la spinta un po' più commerciale che ci ha permesso di partire, la spinta invece etica di ricerca, quella della tutela della biodiversità. Ecco, ma la ricerca poi dove avviene? Nelle grandi banche dei semi? Come le individuate queste? Allora, la ricerca delle varietà antiche avviene in situ principalmente. Questo significa che viene fatta una ricerca nei luoghi dove i testi botanici storici ci portano. Quindi diciamo che Giorgio Gallesio, no? Grande pomologo dell'Ottocento, ci dice che quella varietà era in quella zona del Lazio, noi andiamo lì e cominciamo a ricercare quella varietà in quella zona, sentendo le persone anziane del luogo, studiando i toponimi, quindi vari nomi anche locali delle varietà, perché queste sono varietà di cui non è presente una banca del seme ancora abbastanza ricca da permetterci di recuperare del germoplasma da regioni o enti, perché è tutto all'inizio. Ecco, le varietà e i vivai ora ci sono che recuperano le varietà antiche, ma è ancora un mondo tutto da scoprire, anche se noi abbiamo cominciato all'inizio degli anni 80. Ecco. Quindi la ricerca si fa soprattutto nei luoghi dove si pensa che la varietà abbia potuto avere una coltivazione. Dopodiché, una volta ritrovata la pianta, c'è da fare una verifica vera e propria. Si fa la verifica sul frutto, sulla pianta, si rimette in coltivazione. Ecco, da un punto di vista della produttività, queste piante rispetto a quelle, diciamo, alle sorelle moderne o selezionate, che differenze hanno? Non sono studiate per la produttività, quindi la produttività è una di quelle caratteristiche che hanno inferiori rispetto alle sorelle moderne, per così dire, perché le varietà moderne sono state create dagli istituti di ricerca proprio per rispondere alle delle caratteristiche di mercato che prevedono una maggiore dimensione dei frutti, una maggiore produttività e delle caratteristiche di conservabilità magari superiori. C'è da dire che però queste varietà antiche, oltre a essere più robuste, hanno dei caratteri da un punto di vista proprio organolettico e nutraceutico che le altre non hanno, cioè dei valori di sapore in termini di sapori e profumi che sono ormai dimenticati. E il consumatore come reagisce? Il consumatore reagisce bene. Purtroppo con queste varietà non si riesce a rispondere alle esigenze del commercio su grande scala, cioè delle grandi aree di consumo, però il consumatore che cerca qualcosa di alta qualità, che cerca un prodotto che non si trova più sui banchi del mercato, è disposto anche a pagarlo qualcosa in più pur di avere quel prodotto, magari un ricordo, ecco, che lo porta a comprare questa cosa. Con noi spesso funziona così: mi ricordo di quella susina del nonno che era profumatissima, non le trovo più, si chiamava, non lo so, faccio per dire, Ramazin, che è una varietà antica di origine piemontese in questo caso. Quella sui banchi del mercato, se non estremamente locali o rionali, non si trova più. Allora chi ha la fortuna di avere un pezzo di terra si può piantare la pianta,
che noi abbiamo e ricoltivarla e riavere quel sapore dimenticato, perché le assicuro che la gamma di varietà è incredibile. Ecco, a questo proposito, voi notate per esempio dalla grande cucina pluristellata un'attenzione oppure? Senz'altro c'è una riscoperta in generale del frutto antico sotto tutti i suoi aspetti, quindi anche quello culinario, una valorizzazione soprattutto dei prodotti locali. E queste sono varie cose che hanno contribuito in Italia, perché l'Italia è un paese ricchissimo da questo punto di vista. Vari fattori che hanno contribuito in Italia a riscoprire le varietà antiche da frutto. 20 anni fa, se si diceva, si parlava di frutti antichi, nessuno sapeva cosa sono. Ora, a parte il discorso che tornano un po' di moda, ma c'è una consapevolezza globale anche di chi non è addetto ai lavori dell'importanza del recupero delle piante da frutto. Questo perché oltre ai privati, a vivaisti come noi, aziende che si occupano privatamente del recupero, c'è un impegno anche delle istituzioni, dei centri di ricerca, delle università importanti. Anche noi ci collaboriamo per la catalogazione delle varietà con qualche istituto di ricerca o qualche università. Per esempio? Per esempio con l'Università di Firenze. Ora noi siamo fiorentini e quindi non ci occupiamo solo di varietà locali toscane, ma un po' di tutta Italia, anche se abbiamo cominciato dalla Toscana, ecco, per le nostre origini. C'è ovviamente una differenza di costo di produzione e di ricerca e controllo della qualità sulle varietà, che porta a avere una maggiorazione del costo finale della varietà rispetto a quella che si trova normalmente in un garden. Più o meno per dirle, se una pianta da frutto in un garden costa 15-18 euro, la varietà antica si attesta intorno ai 25 minimo, per darvi un'idea. Quindi c'è sempre un 20-30%, a volte anche di più, di differenza. Questa differenza è dovuta al fatto che, prima di tutto, nel nostro caso non si tratta di una produzione di tipo industriale, ma una produzione di tipo artigianale. Quindi tutte le varietà sono seguite in maniera attenta, dalla produzione del seme all'innesto, che noi facciamo all'antica maniera, su apparati radicali selvatici. Questo è importante da sapere, perché magari chi non è addetto ai lavori non sa che la stessa varietà antica può essere innestata su apparati radicali selvatici molto più robusti o su apparati radicali clonali ottenuti magari per via meristematica, che sono quelli però che sono studiati per le varietà moderne, ecco, quindi ha poco senso innestarle su quelle lì. Noi facciamo un lavoro di produzione a tutto tondo sulla varietà antica per garantire al nostro cliente, in genere piccole aziende agricole, amatori, collezionisti o semplicemente chi vuole fare un frutteto amatoriale, permettere di avere una varietà il più robusta possibile. Per quello che ci interessa a noi, oltre al discorso ovviamente dei sapori, dei profumi, dell'ampia gamma di varietà, è che il coltivatore amatoriale che non lo fa di professione possa avere, quello di di coltivare le piante da frutto, possa avere a disposizione una pianta che con poco gli dà abbastanza, ecco. Ovviamente con le varietà moderne questo non si può ottenere, perché sono studiate per il coltivatore professionale. Quindi significa anche un uso minore di pesticidi. Certo, è proprio quello. Insomma, ora pianta... che c'è una sensibilità diffusa maggiore nei confronti dell'utilizzo della chimica, perché tutti sappiamo che meno si utilizza chimica di sintesi che entra in circolo nel sistema, natura, meglio è. Ecco, noi facciamo la nostra piccola parte per quanto riguarda le piante da frutto, proponendo qualcosa che ha bisogno di poco o addirittura nulla per poter dare dei risultati. Essendo sopravvissute per così tanto tempo da sole. È la loro forza, le ha selezionate la natura, non l'uomo.